Signor Ministro della Difesa Nelson Jobim. Al signor ambasciatore del Brasile, José Viegas Filho, per il quale invitiamo a ritirare la pergamena il colonnello De Simone. Al generale Enzo Martin Speri. Al brigadeiro Yuniti Saito. Al brigadeiro Mendez. Al generale Echegoyen. Al deputato federale Ciro Pedrosa. Al colonnello De Simone. Al capitano di vascello De Azevedo. Al colonnello Pilota Almeida. Al signor Luigi Rastelli, comandante Annibale. E collaboratore, nonché importante figura di riferimento, protagonista del magnifico rapporto che ci lega ai nostri amici brasiliani, il caro amico Giovanni Sulla. L'occasione di fare un piccolo presente al ministro e a un brigadiere Saito. Adesso sono emozionato, sarò rapidissimo.
un artista locale di Montese ha fatto quest'opera con schegge di granata, non sono modificate, ma sono state tutte legate assieme. È un ringraziamento per la missione del ministro, dei nostri amici brasiliani e dei veterani della pelle. Ancora grazie a tutti voi e a Cobra va sempre fumando. Prima di percorrere i viali della mostra dedicata alla Sacca di Cornovo e agli eroi venuti dal Brasile, i fondatori dell'associazione Obiettivo Storia vogliono far dono al governo brasiliano di un prestigioso ricordo, a riconferma di gratitudine, stima ed amicizia. Invito il signor ministro Nelson Jobim, accompagnato dal presidente Nicola Martini e dall'autore, il signor Sandro Rocchi, ad avvicinarsi al tavolo per la consegna del dono. Prego. Interamente a mano dall'artista qui presente, Sandro Rocchi. Come si evince, l'opera rappresenta il primo incontro atto a definire la resa del maggiore Kuhn da parte della 148esima divisione di fanteria tedesca al colonnello Nelson Di Mello del 6 reggimento Feb, tra Fornovo e Collecchio alla fine dell'aprile del 45. L'opera ha richiesto un impegno di oltre 180 ore di lavoro, necessario a definire nei minimi particolari i dettagli e le espressioni, dopo attente e scrupolose ricerche documentali e fotografiche. Signori e signori, la cerimonia... Convidiamo il Santissimo Signor Ministro della Difesa del Brasile, Nelson Jobim, fare entrega dalla spanopea del nuovo sindaco Emanuela Grey. Una università
medaglie anche al veterano Annibale. Ha ha ha.